Giovedì 15 settembre 2016, presso l'arena del Chiostro di San Pietro in Vincoli a Roma, si è tenuto l'incontro Bartali contro i genocidi, durante il quale l'autore Oliviero Bea ha presentato i suoi volumi Un cuore in fuga e Tris. Una serata sui generis particolare perché tiene insieme un mio libro su Bartali intitolato Un cuore in fuga, che è importante non tanto per il libro in sé quanto perché racconta una storia poco conosciuta dagli italiani e anche all'estero, di Bartali come salvatore di vite di ebrei e non solo di ebrei fra il 43 e il 44 durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è abbinata questa presentazione del libro a una serie di testimonianze sui genocidi che purtroppo continuano a infestare il pianeta. Pare che non si sia imparato niente da Auschwitz in poi. Nel libro Tris, che è qui presente, c'è un racconto, e non è il mio è un racconto italiano, però insomma tutto si lega. C'è un racconto, la sposa armena, che permette di associare il discorso sul genocidio armeno, un genocidio tremendo, uno dei tanti, ma comunque un genocidio tremendo, appunto al racconto che abbraccia diversi anni, tutto il secolo scorso, un racconto di Gianni Perrelli che con Dante Matelli e con chi vi parla ha formato questo Tris. Insomma, sembra che siano tutte tessere di un mosaico che si vanno a comporre. Purtroppo le cose non vanno bene, il mondo scivola per un piano inclinato, il problema è come rimetterlo in sesto. Sono amica di Oliviero Bea da molti anni e soprattutto sto per produrre il docufilm che verrà tratto da questo libro, che parte raccontando un Bartali, che non è Bartali solo il corridore, ma che ha salvato migliaia di ebrei e che è stato riconosciuto tra i probi, tra i giusti, ed è la sua storia è nel Museo di Tel Aviv, quindi una storia bellissima, il libro è delizioso. Stasera invece parte dall'idea di Oliviero che dal genocidio degli ebrei abbiamo parlato dei genocidi in atto e ce ne sono tanti, presenti e futuri purtroppo. Quindi abbiamo gli armeni, il Ruanda e tutti i genocidi su tutti i cristiani di tutte le etnie, copti, yazidi, eccetera, che sono in questo momento massacrati e di cui non si parla. Cioè, abbiamo avuto la fortuna di avere la presenza di padre Samir, che è insegna all'Università Orientale qui a Roma e che è uno dei egiziano, uno dei più grandi esperti, un cristiano straordinario, un uomo di una cultura paurosa, lo sentirete stasera. Più che del libro mi hanno chiesto di parlare della situazione dei cristiani nel mondo arabo, che è una continuazione in un senso della Shoah che continua oggi. Prima sono stati gli armeni e i siriaci sotto i turchi. Poi c'è stata una pausa, adesso con il fondamentalismo islamico, cioè un radicalismo della visione della religione e di Dio, eccetera, diviene una situazione difficile contro chiunque non la pensa come loro. Dunque contro i musulmani che sono di un'altra linea e più ancora dei cristiani, eccetera. Ma la lotta che stiamo vivendo oggi, in realtà, benché sia incentrata nel Medio Oriente, tra la Siria, l'Iraq e i paesi intorni,
in realtà ha una dimensione mondiale. Mondiale perché in partenza alla fonte tutto questo è possibile grazie al contributo occidentale, militare, delle armi che vengono dall'America e in parte dall'Europa, attraverso l'Arabia Saudita, il Qatar, e entrano anche con la collaborazione della Turchia. C'è tutto un movimento che dà gli strumenti della guerra d'una parte, ma d'altra parte c'è l'ideologia fondamentalista che vede che chi non la pensa come loro è un eretico o addirittura un kafir, cioè un non credente.